Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Grandissima commozione per i funerali di Antonella Lettieri, la donna di 42 anni uccisa la sera dell'8 marzo a Cirò Marina. Centinaia di persone hanno partecipato a Cirò Marina al funerale di Antonella Lettieri, la 42enne uccisa nel giorno della festa della donna davanti alla propria abitazione. La bara bianca, coperta da rose bianche, è uscita dal palazzo comunale, dove era stata allestita la camera ardente accompagnata da una folla silenziosa. La cerimonia nella piccola chiesa di San Cataldo è stata officiata dai parroci Don Gianni Filippello e Don Antonio Mazzone. Siamo, ha detto Don Filippelli, come una grande famiglia nella preghiera silenziosa, una famiglia che trova nell'unione e nella speranza il modo per vivere un dolore incomprensibile. Faremo giustizia per tutte le donne che l'8 marzo sono state offese, ha detto nel suo messaggio una delle nipoti di Antonella. Commovente anche il messaggio letto dalle sorelle di Antonella, che si sono rivolte a lei chiamandola mamma nonostante fosse la più piccola. Abbiamo perso la nostra mamma per la seconda volta, hanno detto, perché tu ci facevi le provviste a noi che vivevamo fuori paese, ci sorridevi e ci dicevi, arriverà il giusto ragazzo per me, non meritavi di finire così. Il sindaco di Cirò Marina, Nicodemo Parrilla, ha invece dichiarato: non possiamo fare nulla per alleviare questo dolore, se non essere vicini con il cuore e l'affetto di tutta la popolazione che è caduta nel baratro per colpa di un essere ignobile che mi auguro la giustizia possa condannare. Intanto resta in carcere Salvatore Fuscaldo, il 50enne accusato dell'omicidio di Antonella Lettieri. Il GIP di Crotone ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia in carcere al termine dell'interrogatorio di garanzia. Fuscaldo, assistito dall'avvocato Francesco Amodeo, ha respinto le accuse, ha negato di aver avuto una relazione con la donna o che questa gli avesse dato dei soldi. Quanto al sangue trovato nella sua auto, ha detto che Antonella l'aveva usata in passato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Locri accanto a Libera per ricordare le vittime della mafia. Forte richiamo antimafia quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Locri nell'incontro con i familiari delle vittime innocenti delle mafie nell'ambito della 22esima giornata della memoria e dell'impegno organizzata da Libera. Il capo dello Stato è accompagnato dal ministro dell'Interno Marco Minniti e dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi. Un lungo applauso ha accompagnato la lettura nel corso della cerimonia degli oltre 950 nomi di vittime innocenti delle mafie, tra i quali anche Piersanti Mattarella, fratello del capo dello Stato. Bisogna prosciugare le paludi dell'arbitrio e della corruzione, dove la mafia prospera, ha detto Mattarella, sottolineando che i mafiosi non hanno senso dell'onore e del coraggio. In questa terra, così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata, una presenza pervasiva, soffocante, rapace, una presenza che uccide persone, distrugge speranze, semina terrore, ruba il futuro di questa terra. Abbiamo assistito alla lettura dei nomi delle quasi 1000 persone ricordate questa mattina, uccise dalle mafie. È un elenco al tempo stesso doloroso e istruttivo. L'impegno che voi esprimete è strettamente legato alla memoria. L'abbiamo ascoltato poc'anzi. Memoria e impegno interagiscono. Sono termini che indicano continuità. Sono centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini. Sì, anche tante donne e tanti bambini. I mafiosi non conoscono pietà né umanità. Non hanno alcun senso dell'onore. Non hanno alcun senso del coraggio. I loro sicari colpiscono con viltà persone inermi e disarmate. E all'indomani della visita del Presidente della Repubblica hanno suscitato molto clamore e indignazione le offensive denigranti scritte sui muri della cittadina. Dopo la visita di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una scritta "più lavoro meno sbirri" e un'altra "Don Ciotti sbirro"
sono state tracciate notte scorsa su un muro del Vescovado di Logri, dove risiede il Vescovo Francesco Oliva e che in questi giorni ospita Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, per la manifestazione nazionale della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Entrambe le frasi sono state subito cancellate stamane dagli operai del comune. Ieri Mattarella aveva lanciato un duro monito contro le mafie, affermando tra l'altro che i mafiosi non hanno onore. Queste scritte entrano nella strategia dell''ndrangheta che dice meno sbirri e più lavoro, ma è quella che fa fuggire le imprese che il lavoro lo danno. Così il procuratore di Reggio Calabria, Cafiero De Rao, ha commentato le scritte apparse oggi. Proprio una settimana fa, ha aggiunto De Rao, un'impresa non calabrese che lavorava nell'archivio della Corte d'Appello ha abbandonato tutto ed è fuggita per le intimidazioni. È ignorante chi interpreta queste scritte come una verità e non come un'enorme truffa dell''ndrangheta. I carabinieri hanno già avviato le indagini e tenteremo, dice Cafiero De Rao, di capire anche attraverso le presenze nell'area della manifestazione quale sia la migliore lettura e da quale cosca vada attribuito il gesto. È tipico dell''ndrangheta criticare le migliori iniziative come quella di questi giorni che collegano la Calabria al resto d'Italia. E intanto questa mattina altre scritte contro il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, che ha convocato una conferenza stampa per rispondere a quanto accaduto. Intanto Don Ciotti dice gli sbirri, che sono persone al servizio di noi tutti, sarebbero meno presenti se la presenza mafiosa non fosse così soffocante. Questi vili messaggi, vili perché anonimi, sono comunque un segno che l'impegno concreto dà fastidio, risveglia le coscienze, fa vedere un'alternativa alla rassegnazione e al silenzio. Continua Don Ciotti, noi e con questa Calabria viva, positiva che costruiamo, troviamo in tante persone, soprattutto nei giovani, una risposta straordinaria, una straordinaria voglia di riscatto e di cambiamento. Sindaco, un atto criminoso, questo delle scritte, che quanto turba l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale, perché è un atto probabilmente di un baloto, di un deficiente, non siamo per fare indagini, per l'amor del cielo, però è una cosa che fa male alla città. In un momento particolare di grande attenzione mediatica positiva nei confronti di questo territorio e che piano piano si sta liberando da questo passato pesante, e oggi assistiamo a questi gesti assurdi che mortificano l'amministrazione, mortificano il popolo libero di Logri, la gente onesta, qualcosa che fa male, al quale abbiamo inteso rispondere in modo fermo e netto, senza nessun tentennamento. E mentre il capo dello Stato si trovava a Logri, a Gerace, i cittadini hanno manifestato per le pessime condizioni della strada provinciale. Mentre era in corso questa manifestazione qui a Logri, a Gerace si protestava per le condizioni della strada provinciale. La nostra era un sit-in pacifico, perché volevamo stigmatizzare la situazione in cui ci troviamo e che qualcuno dovrebbe assumersi delle responsabilità, perché non possiamo fare sempre scioperi senza risultati. Quindi abbiamo ritenuto opportuno stamattina, con la visita del Presidente, al quale auguriamo lunga vita, perché giustamente, come suol dirsi, ci ha dato questa possibilità, a quantomeno dopo 50 anni, di avere un Presidente della Repubblica qua nella Locride. Però abbiamo voluto stigmatizzare con il nostro sit-in la Gerace le gravi situazioni che la nostra Locride, non solo Gerace, sta soffrendo. Ci auguriamo che anche la nostra voce, un po' afona, possa trovare riscontro in seguito. Noi d'altronde non abbiamo fatto proteste contro nessuno, abbiamo solamente voluto rimarcare lo stato in cui questa Locride si trova. Ecco sindaco, c'è stata qualcuno... una buona partecipazione? Assai, abbastanza, non mi posso lamentare. C'erano, non dico più, almeno 400-500 persone, ma potrei tranquillamente vederlo dalle foto che alcuni hanno voluto fare. Il deputato Paolo Parentela ha presentato un'interrogazione al ministro Galletti sul futuro degli impianti di risalita di Lorica.
La stagione invernale sembra essere arrivata al capolinea, ma si continua a parlare degli impianti di risalita di Lorica sottoposti a sequestro nell'ambito di un'inchiesta di 'Ndrangheta da parte della DDA di Catanzaro. Un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sul futuro degli impianti di risalita in costruzione è stata presentata al deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela. Lorica non può più essere il luogo della speculazione, dell'indifferenza, dell'incapacità politica e della menzogna, afferma Parentela, secondo il quale la Regione Calabria non avrebbe dovuto concedere le autorizzazioni ambientali. Lo stesso Parentela ha chiesto a Galletti quale iniziativa di competenza intenda assumere al fine di evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea e di salvaguardare un territorio penalizzato da un'opera che avrebbe dovuto portare sviluppo e occupazione e che invece rischia di peggiorare le condizioni economiche e lo sviluppo sostenibile nel Parco Nazionale della Silla. Don Ennio Stamile, referente di Libera Calabria, ha spiegato il ruolo dell'associazione guidata da Don Ciotti nel contrastare le mafie in un nuovo incontro di pedagogia della resistenza. Conoscere le mafie e la loro storia per costruire una pedagogia dell'impegno civile. Il percorso di pedagogia della resistenza l'unica e la continua la sua azione di formazione, sensibilizzazione e militanza con un appuntamento importante. La Lectio Magistralis di Don Ennio Stamile, referente regionale di Libera Calabria, che ha spiegato il ruolo dell'associazione di Don Luigi Ciotti nel contrasto alle mafie. È possibile costruire una Calabria diversa partendo dalle università con solide fondamenta del sapere. Così ha esordito Don Stamile davanti a 150 universitari. Ma la politica, massoneria deviata, questi sono gli intrecci che hanno consentito alla 'Ndrangheta di diventare quello che è oggi, un cancro esistenziale da oltre un secolo. Serve dunque il sapere, la conoscenza, perché questo è già resistenza, ha proseguito Don Ennio Stamile. Se siamo consapevoli di questo incipit culturale, possiamo vincere la battaglia. Bellezza è la parola chiave. La bellezza vi spinge ad essere ricercatori della verità, continua sempre Stamile. Dobbiamo essere contemplatori e custodi della bellezza perché di questa viene stimolato il nostro mondo di pensare e di agire che è conseguenza del nostro essere. E di questa bellezza dobbiamo essere portatori e testimoni. Don Ennio Stamile, che ha spiegato infine agli studenti la genesi di Libera e le tappe del suo sviluppo, è stato premiato dal rettore Crisci con una targa per il suo impegno contro le mafie e l'illegalità a difesa dei valori della Repubblica. Inaugurata a Cosenza la mostra fotografica L'uomo si è estinto di Nello Gallo. La fotografia, intesa come rappresentazione di un vissuto o anche come la mancanza del vissuto stesso, questa è una delle caratteristiche alla base dell'Uomo si è estinto, mostra di Nello Gallo inaugurata a Cosenza nella sede dell'Impronta. Fra passato, presente e futuro, le fotografie di Gallo raccontano la metamorfosi di un uomo che non c'è più. Parla di un day after, quindi sostanzialmente parla di una mancanza, di un'assenza, di un mondo nuovo in cui si aggira una specie nuova animale che non è l'uomo, perché l'uomo così come lo conosciamo noi si è estinto. E questa specie nuova, che chiaramente non vede bene, insomma, ha ancora dei deficit evolutivi, se la vista è una delle evoluzioni più importanti a cui possiamo fare riferimento, questo deficit però gli consente di percepire lo stesso una realtà diversa, a volte ostile, a volte estranea, ma anch'essa molto affascinante. Lui rimane, diciamo, a volte abbagliato anche nel vero senso della parola, a volte, come dire, rimane impaurito nella notte, quando si confonde, quando non riconosce le cose, quando si aggira anche con frammenti di così ricordi che gli provengono da chissà quali mondi, si trova sul mare, si trova in dei luoghi in cui l'uomo ha lasciato una traccia, e lui li vive, e li vive in un modo diverso, e io immagino, mi auguro che chi guardi queste foto possa percepire lo stesso così disagio che percepisce quest'uomo, questa specie nuova in un mondo che lui non conosce. Continua la rassegna teatrale Ama Calabria al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme. È andata in scena L'Ulisse, Il mio nome è nessuno di Valerio Massimo Manfredi. Noi non possiamo restituirvi Elena perché è lei che non vuole tornare.
È stato uno spettacolo piacevole, L'Ulisse, il mio nome è nessuno, un adattamento di Valerio Massimo Manfredi, rappresentato al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, nell'ambito della rassegna teatrale organizzata da Ama Calabria. Il mondo antico, la mitologia greca, sulle spalle di quattro attori, Sebastiano Lomonaco, Maria Rosaria Carli, Turimo Ricca e Carlo Calderone. Beh, direi di sì, siamo abituati a portare il mondo antico sulle spalle. Io sono nato, come le diceva Siracusa, ma nel vero senso della parola, nel giugno del 58, mia madre, incinta di me di 7 mesi, vedeva al Teatro Greco di Siracusa l'Edipo Re con Salvo Randone, e mia madre lo vedeva e lo sentiva, il bambino, cioè io, lo ascoltava già. L'accompagnamento musicale è stato dell'orchestra Sax in Progress del Conservatorio Perosi di Campobasso, una collaborazione riuscitissima tra regia, attori e musicisti. Con Sebastiano è nata da un incontro casuale avvenuto durante la realizzazione di un reading. Lui è rimasto scioccato dalle sonorità della nostra orchestra. La nostra orchestra ha una caratteristica e una peculiarità davvero. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 20:45 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi.